E consegno il testo. La ringrazio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Rabino. Grazie Presidente, anch'io consegno il discorso. Grazie. La ringrazio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Tancredi. Grazie Presidente per annunciare il voto favorevole del gruppo di Area Popolare. La Presidenza ringrazia anche lei, onorevole Picchi, prego. Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia ricordando come questo trattato sia molto importante per la collaborazione tra Italia e Montenegro e far sì che l'impegno italiano nei Balcani continui per sostenere le nostre imprese, per rafforzare la lotta al crimine organizzato, per continuare il percorso di avvicinamento del Montenegro, che ricordiamo è uno Stato indipendente da pochissimi anni, e per far sì che l'Italia sostenga l'ingresso nella NATO e l'adesione all'Unione Europea. Per questo diamo il nostro voto favorevole convinto a questo trattato. Grazie. La ringrazio, onorevole Del Grosso. Prego. Grazie Presidente, noi qualche parola per questa ratifica la spendiamo e vi spiego per quale motivo. Su questa ratifica, dove noi abbiamo dato parere contrario, si nasconde un qualcosa di molto particolare dietro. Su queste ratifiche vengono inserite delle grandi opere, che spesso sono le grandi opere di Terna. Terna che oggi sta facendo un elettrodotto che va dal Montenegro e arriva in Italia, in Abruzzo, dove devasterà parte del territorio abruzzese. Purtroppo, Presidente, quando si fanno queste grandi opere, non ci si rende conto di quello che in realtà si va a fare, di quello che si distrugge, dei terreni che si vanno a disintegrare, perché noi ci ritroviamo con terreni agricoli dove si paga l'IMU oggi, grazie a Renzi, e su questi terreni abbiamo autostrade, elettrodotti, gasdotti, chi più ne ha ne metta. E nessuno tutela il vero prodotto agricolo italiano. Questa è la verità di quello che sta accadendo. Oltretutto, Presidente, nessuno si è accorto, e noi ce ne siamo accorti tramite le pubblicazioni che sono state fatte sul Ministero dell'Ambiente, che in realtà la Terna ha iniziato i lavori senza alcuna autorizzazione, prima ancora delle autorizzazioni. Sono andati sui terreni di persone private, sono andati su quei terreni e già hanno fatto i carotaggi ancor prima delle autorizzazioni. Questo, Presidente, è semplicemente una violazione della proprietà privata, è un qualcosa di incredibile che il governo possa permettere questo in Italia. La Terna che è la prima a violare la legge. È un qualcosa di incredibile. Oltretutto, Presidente, purtroppo questo, e faccio una breve previsione, non sarà nemmeno l'ultima di queste vicende, perché già oggi si parla di un nuovo elettrodotto, dell'elettrodotto che ci sarà tra la Tunisia e l'Italia, un elettrodotto che non servirà a nulla come questa del Montenegro, perché sappiamo benissimo che i tunisini non possono acquistare energia elettrica dall'Italia e che l'Italia non acquisterà mai energia elettrica dalla Tunisia perché i tunisini non producono energia elettrica. Quindi voi dovete spiegarmi questi elettrodotti a che cosa servono. Sono completamente inutili. Basta pensare che solo a dicembre scorso è scesa del 4% il consumo dell'energia elettrica. È un qualcosa di incredibile. In Italia le fabbriche stanno chiudendo, le imprese chiudono, vengono costruite sempre meno case e si assorbe sempre meno energia elettrica. Ma queste opere vengono fatte per un semplice motivo, perché bisogna dare lavoro a Terna. Si fanno semplicemente per mantenere relazioni internazionali con altri paesi. Non serve al cittadino italiano. Il cittadino italiano paga le spese di queste opere, le paga attraverso le bollette Enel, le paga realmente, non sono finte, esistono davvero quelle spese. Le paghiamo attraverso l'IMU sui terreni agricoli, lo paghiamo attraverso la bolletta dell'Enel e lo paghiamo per delle opere che non servono assolutamente a nulla. E vede Presidente, sui territori si sono formati vari comitati di cittadini, non siamo solo noi che ci opponiamo alle opere inutili, perché a quelle importanti ci teniamo, ma a quelle inutili non diciamo che devono andare avanti, bisogna bloccarle. Oltre noi ci sono dei comitati cittadini che continuamente sui territori fanno delle lotte, hanno acceso dei piccoli focolai che diventano sempre più pericolosi, sono sempre più pericolosi. Voi siete fortunati oggi ad avere
noi qui dentro che siamo diventati una sorta di cuscinetto per il Parlamento italiano, ma lì fuori oggi succede di tutto. E vi posso garantire una cosa, perché poi succedono cose particolari come è successo nella regione Abruzzo, dove un migliaio di persone hanno circondato il palazzo della regione e lì dentro è rimasto rinchiuso soltanto la maggioranza, perché noi siamo usciti tra i cittadini perché ce lo possiamo permettere, ma voi oggi non ve lo potete permettere più. Grazie Presidente. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zolezzi. Grazie Presidente. Sembrano i voti di ratifica a volte non vengono analizzati, ma teniamo conto che abbiamo un tesoro enorme nascosto in questa ratifica, un tesoro di cui ci vogliamo privare, e parto per primo dal tesoro economico, perché questo elettrodotto per la sola realizzazione è previsto un esborso di 1.100.000.000 di euro. Cioè, ben venga che si trovino per esempio i 205 milioni promessi per i terremotati della provincia di Mantova, ben venga se li troveranno, ma facciamo il confronto. Adesso buttiamo via 1.100.000.000 per un elettrodotto assolutamente inutile, dal Montenegro all'Italia, un elettrodotto pensato nel 1992, pensato per trasportare addirittura fonti rinnovabili.